Che cosa è successo ieri sera? No, erano le mezzanotte e 30, circa 20. Avevamo spento la TV, mentre eravamo nel letto, sento delle cose arrivare, ma mi sono toccato, sentivo tipo appiccicato e poi sentivo puzza. Praticamente erano delle uova, mi sono alzato subito, ho guardato dalla finestra, vedevo quattro ragazzi scappare verso la chiesa. Insomma, in pratica dopo abbiamo acceso la luce, c'erano le uova nel televisore, sul tetto, nel letto, dobbiamo cambiare le lenzuola, insomma, per terra, poi una puzza, non vi dico. Comunque l'avevo rincorso, ma sono scappato, perché me la sono fatta di corsa a rincorrere questi ragazzini. Uno scherzo molto, non so se è uno scherzo, come giudicarlo, anche perché qui già in queste vie già ho avuto occasione della macchina rigata, che parecchie persone qua si sono lamentate che rigono le macchine. Quindi, poi diceva anche campanelli che suonano, sì, quindi insomma qualche disturbo c'è. Dei ragazzini che suonano i campanelli, vabbè, lì si può chiudere un occhio, diciamo. Però le uova di notte, con sti caldi, uno tiene le finestre aperte, si è un po' per prendere un po' di frescura, ma... Ecco, ma è la prima volta che succede? No, delle uova è la prima volta. Poi altre cose, tipo le macchine rigate, quelle ho visto che li fanno in generale qui. Però i campanelli, sì, durante l'inverno suonano di giorno, però. Più che altro, questa è la prima volta. Hanno preso proprio la mira, perché se guardate la finestra era messa così, proprio la mira precisa per entrare dentro, che poi è arrivata nel letto. Ma non avete dormito sonni tranquilli? No, perché abbiamo dovuto chiudere dopo i basculanti, quindi ci siamo beccati pure il calore della casa.